Bifest 2013, proiezioni e non solo. Molti di fatti i laboratori e le lezioni di cinema e teatro di quest'anno, con ospiti illustri, tra cui l'attore e regista Sergio Rubini, Alessio Boni, attore e allievo del grande maestro di teatro Orazio Costa, la regista di fama internazionale Margaret von Trotta e tanti altri. Ad aprire le lezioni di cinema, Sergio Rubini al Teatro Petruzzelli, con un omaggio a Mariangela Melato. Mi ha fatto un'impressione, una grandissima impressione, soprattutto per la sua nobiltà. Era veramente una persona semplicissima, questa capacità di trasformare la recitazione sempre in un gioco. Aggiungendo anche una riflessione sul rapporto che il nostro paese ha con il cinema. Mi sembra che noi siamo sempre un po' così indietro sulla cultura, abbiamo sempre sull'arte, la cultura, abbiamo sempre un po' paura che siano cose che non producono PIL. Invece, per esempio, sappiamo che possono produrlo PIL. In questa regione questo è avvenuto. Quando vai a fare i film, sembra che magari devi fare un cast, dell'occasione, come un po' di andare a scegliere i fiori al mercato. Particolare attenzione in questo festival ai giovani, con eventi dedicati interamente alle scuole e la possibilità di acquisire crediti per gli studenti universitari. Del rapporto tra scuola, giovani e cinema ci parla il vice direttore del Bifest, Enrico Magrelli. La cosa su cui bisogna lavorare in questo momento è rendere più familiare il cinema agli spettatori più giovani. Mancano all'appello soprattutto gli spettatori più giovani, ma non è colpa degli spettatori, probabilmente ci sono varie responsabilità. È difficile desiderare di avere una vicinanza con il cinema, è difficile scegliere di andare al cinema o di amare il cinema se il cinema non lo si conosce abbastanza. Purtroppo da noi nelle scuole, a differenza di quello che accade in altri paesi, non si insegna il cinema. La programmazione televisiva dei film è una programmazione che potrebbe essere migliorata e quindi è naturale che gli spettatori più giovani poi siano più distratti da altri media o da altri modi di consumare il loro tempo libero. Credo che se fosse introdotto come materia di insegnamento nelle scuole, il cinema è una forma molto lieve, leggera, anche quando i film sono drammatici o le storie sono molto serie, per conoscere meglio il mondo, per conoscere meglio quello che ci circonda, per scoprire la geografia, la storia, le scienze. Quindi il fatto che un festival si apra alla presenza degli spettatori più giovani, dialoghi con la scuola, mi sembra molto interessante, proprio perché il cinema non sono soltanto, o un film non sono 2 ore di ricreazione, è sicuramente una manifestazione, un festival molto vitale.